Questo problema, questo cancro del debito mi ha assillato per tanti anni. Suona il campanello e hai paura di guardare anche chi fosse. Il telefono che suona in continuazione dalle società di recupero con quelle telefonate killer. Entri in quel vortice fatto di paura, di ansia. La depressione porta alla pazzia, alla follia e anche al suicidio. Ecco, sono brevi passaggi e veloci anche. Oggi è venuto a trovarci Luigi dalla provincia di Vicenza per festeggiare la sentenza che l'ha liberato finalmente da una montagna di debiti che poi lui ci racconterà. Infatti qui ho la sentenza del Tribunale di Vicenza che a fronte di 300 e più mila euro di debiti decide che lui deve mettere quella parte di reddito mensile che non gli serve per vivere per i prossimi 3 anni, quindi circa 15 mila euro. Gli serviranno per chiudere un passato che purtroppo non è stato buono con lui. Intanto Luigi, grazie per essere venuto. Grazie, grazie a voi. Come si è creata la tua situazione di sovraindebitamento? Beh, la situazione è nata per in realtà la troppa fiducia affidata a persone che comunque ritenevo amici. Credevo, mi sono fidato e affidato a loro, ma in realtà poi mi sono ritrovato a scoprire una brutta realtà e questo mi ha creato purtroppo questo problema, questo cancro del debito che mi ha assillato per tanti anni ed essendo una persona molto emotiva ho subito veramente tanto, tantissimo a livello psicologico, emotivo, insomma. La tua storia è stata una storia particolare perché è uscito un articolo anche sul giornale di Vicenza che non sempre dedica la giusta attenzione a queste storie, mentre certo. A te ha dedicato un bell'articolo in cui raccontava la tua storia. Certo. Perché diciamo com'è stata, non erano solo amici, ma erano parenti. Erano parenti, erano persone cui io avevo affidato la mia vita, ecco, la mia vita. I risparmi di una tua vita. I risparmi e tutto, sì, sì, sì. E niente, e poi è uscito fuori e ho scoperto che in realtà dietro non c'era quella bella aspettativa, insomma, che mi era stata prospettata, ecco. E non è solo un problema di come derivano i debiti, credo che anche tante altre persone che si trovano nella mia situazione, credo che vivano anche le mie stesse paure. Come si stava? Paure. Come si stava? Si stava, suona il campanello e hai paura di guardare anche chi fosse. Il telefono che suona in continuazione dalle società di recupero con quelle telefonate killer, io l'ho definite così. La PEC che arrivava con le cartelle dell'Agenzia delle Entrate, non avevo paura anche a guardarla e ti buttavano giù, ti demotivavano, ti mortificavano e purtroppo entri in quel vortice fatto di paura, di ansia e di quant'altro, insomma. Fino a quando hai trovato noi? Come ci hai scoperto? Io ho scoperto perché in realtà un giorno è arrivato all'apice, perché questi problemi ti portano psicologicamente a girare e rigirare sempre nella stessa problematica, nel stesso pensiero, ti portano a vivere stati di ansia e depressione. La depressione porta alla pazzia, alla follia e anche al suicidio. Ecco, sono brevi passaggi e veloci anche. Ma in realtà un giorno, non so come mai, mi è scattato quella molla dove dicevo, mi sono chiesto veramente se veramente il debito o i soldi avessero più importanza della mia vita. E lì la domanda è stata semplice, no, c'è gente che fa di tutto per vivere e io cosa faccio? No, voglio andare avanti e voglio vedere cosa effettivamente succede. Non credo che io sia l'unico al mondo, ecco. Allora lì sono entrato su internet e in realtà ho trovato te come primo, insomma, ti ho sentito parlare, ti ho ascoltato, ti ho seguito. In realtà dicevi delle cose tanto belle, da cui ormai per esperienza non ci credo più, credevo. Infatti, la domanda era: che dubbi avevi? Io ho detto: questo è altro di quelli splendidi, mascalzoni, insomma, scusami, ma pensavo questo, ma poi in seguito in realtà ho detto: ma
In realtà lui parla di una legge, può essere anche un mascalzone, ma si affida a una legge. Non credo che sia così tanto, no? Tanto mascalzone, non voglio insomma, che parli così. Sono entrato, ho fatto delle verifiche sulla legge, ho visto che la legge effettivamente esisteva e ho scoperto che effettivamente tutto ciò che dicevi era vero. E ho fatto il primo passo. A fare la telefonata. Che è il passo più importante. Sì. Beh, guardi, questa situazione ti porta a vivere momenti di paura, di ansia e di vergogna. Tutte queste emozioni ti bloccano. L'unico sistema per scacciare via la paura è l'azione. Ecco, se non fai l'azione, resti sempre lì. Niente, ho telefonato, ho trovato il signor Greselin, disponibile, una persona veramente splendida, umana, dopo tante esperienze negative non me l'aspettavo, insomma, non credevo che esistessero delle persone così, ecco. E ho fatto il primo incontro. In realtà, il primo incontro non ero tanto convinto, ma non per lui, ma perché, sai, ci credi e non ci credi ancora, perché quando prendi una scottatura talmente tanto, no? Forte, fai fatica poi a fidarti, ecco. E niente, poi invece dopo 2 mesi ci ho ripensato, sono tornato e ti dico che quel giorno lì era un sabato, era una bella giornata e mi ha illustrato, forse avrò seguito anche meglio, mi ha illustrato bene la situazione, abbiamo fatto la relazione, ma alcune sue parole mentre andavamo via, perché era tardi, siamo usciti insieme, e lui mi ha detto: guarda, non preoccuparti, i debiti ti verranno cancellati, così come sulla lavagna. Allora, questo gesto, queste parole mi sono rimaste talmente tanto dentro, ma non solo, hanno avuto anche effetto subito, perché sono entrato in auto, ho visto la giornata e vedevo una luce diversa, mi sentivo diverso, mi sentivo più leggero. Quelle poche parole dette da una persona che comunque mi ha fatto sentire bene, non mi ha giudicato, non mi ha detto nulla di contro, magari, non so, a un modo di vivere o di regole, di quant'altro, anzi, tutt'altra cosa, sembrava che il debito ce l'avesse lui, non io, e insomma, si è fatto subito carico di questo, e da quel giorno mi sono sentito bene, ecco. Sentito bene già subito dopo la prima consulenza? Sì, sì, sì. Non riesco ad immaginare come ti senti adesso. A fronte di una, non più parole, pur vere. Beh, guarda, a fronte di una sentenza, sì, di un giudice. E guarda, forse quella sentenza avrà emozionato più voi che me, perché ti dico che fra tante sfortune ho avuto una fortuna, cioè la sfortuna è quella che è stato un parto molto duro, sì, il mio, perché abbiamo cambiato 3 OCC, non per colpa vostra, ma per colpa della... ancora male, è una battaglia, che è una battaglia, sì, è vero, è vero. Allora c'è stato tanto tempo, ma vi dirò che ho avuto a disposizione un avvocato, un vostro avvocato interno, che in tutti questi tempi, in questi anni, mi ha talmente sostenuto, mi è stato dietro, si è fatto carico di ogni cosa, mi ha fatto sentire talmente tanto bene che mi ero anche dimenticato della procedura, perché mi sono concentrato talmente tanto sul lavoro che oggi col lavoro vado benissimo. Certo. Molto bene, anzi, e devo ringraziare. Ti sei liberato la testa. Mi ha liberato veramente la testa. Io sono una persona molto difficile su questo, perché sono molto emotivo, l'assorbo tanto e sto molto male. Ecco. Quello che stai facendo tu adesso è portare la tua testimonianza alle persone che ti vedono. E questo è la cosa più utile che possa esserci. Perché un conto se le cose le dico io, un conto è se le dice chi c'è passato veramente e da poco. Cosa ti senti di dire alle persone che guarderanno questo video? Io mi sento di dargli 2 suggerimenti. Il primo è quello di non focalizzarsi sul problema, ma focalizzarsi sulla soluzione, che la legge 3 del 2012. Esiste e funziona davvero. Io posso garantire che con loro il risultato è sicuro al 100%. Ed è questo qui. Cioè, non posso smentire una verità. Questo è, c'è la legge 3, funziona, ci sono loro che sono capaci, e ciò che mi sento è di non avere paura, di non vivere quell'ansia o quella vergogna, ma di fare quell'azione, di prendere il telefono e telefonare. È una liberazione.
di tutto, si ritorna a vivere in maniera serena e a dormire anche, a vedere anche colori attorno diversi. In maniera diversa. Che bello quello che dici. Eh sì, è la verità. Ti faccio una domanda che faccio sempre a tutti, anche se so già la risposta. Ti saresti mai aspettato un giorno di finire sovraindebitato? No, mai, assolutamente. Faccio questa domanda perché molte persone, tu hai sottolineato una cosa che per me è la cosa più importante. Jimmy Greiselin, il tuo specialista, che è uno dei nostri migliori specialisti, non si è mai permesso di giudicarti. Mai, okay? Assolutamente. Ed è uno dei nostri cardini. No, perché la paura di tanti noi è quello proprio di essere giudicato. Lo so. Questo lo dico, e la domanda che ti ho fatto l'ho fatta sapendo la risposta, perché molti invece si permettono di giudicare e ancora oggi in Italia abbiamo questa mentalità per cui un debitore è un mascalzone, come minimo è un imbroglione. Sì, ecco, non è vero. Attenti a giudicare, perché il sovraindebitamento è lì e può cadere sulla testa di tutti. Questo voglio dirlo proprio chiaramente. La vita cambia in un momento, in un attimo, quando meno te l'aspetti. Luigi, la tua presenza qui è di fondamentale importanza. Ti ringrazio. E noi ti ringraziamo davvero. E quando vuoi sai che noi ci siamo e quindi siamo anche qui vicino. Ti ringrazio e ti auguro buona vita. Io vi ringrazio, grazie a voi, veramente per quello che avete fatto per me e per la mia vita futura. Grazie.